Salve a tutti carissimi legionari, io sono Yuri, ho qui con me il solito Andrea per spiegarvi come si inizia una partita a Warhammer 90.000. Abbiamo con noi il regolamento base, utilizzeremo questo e non il chapter room che contiene altre missioni per iniziare a giocare. Allora, il regolamento base contiene tutto ciò che serve per iniziare una partita a Warhammer 40.000. In particolar modo ci sono quelle effettive istruzioni. Bisogna, per prima cosa, forse la più ovvia, e questo ovviamente si riferisce alle partite bilanciate, quelle coi punteggi addirittura, noi giocheremo con i punteggi, qui c'è scritto di scegliere le armate. Io decido di giocare la stirpe dei mille. E io decido di giocare le mie salamandre. Perfetto. Bisogna accordare la fazione in cui si gioca, nel caso Imperium, il limite in punti, noi abbiamo deciso 1050. Non è necessario raggiungere esattamente 1050, ad esempio la mia lista è 1021 punti, la mia 1030. Quindi all'incirca sono equilibrato, nel senso poi tra amici se 10 punti non ti cambia l'esistenza, 100 sì. Punti rinforzi, nel caso volessimo lasciarne indietro per regole di evocazione vi spiegheremo, scheda dell'armata che ce l'abbiamo. Scegliere la missione. Allora, per quanto riguarda la missione, ce ne sono svariate. In particolar modo il regolamento base ne contiene 6 bilanciate di guerra perenne e 6 milestone. La differenza è l'utilizzo delle carte obiettivo contenute, facciamo vedere di nuovo delle carte dati. Le partite milestone ti permettono di avere obiettivi da fare ogni singolo turno diversi. Tu peschi e non sai cosa succede. Essendo comunque questa una serie per gente che vuole iniziare a giocare e che non ha mai, come me, effettivamente disputato una partita a questo gioco, una vera partita, perché più che altro anch'io ho fatto dei tutorial, consigliamo ovviamente di giocare le missioni che sono contenute nel regolamento base e lasciare le missioni milestone a obiettivi più esatto. Avanti quando avrete alle missioni guerra perenne nel regolamento base, perché anche le milestone sono nel regolamento esatto, base guerra perenne. Oggi abbiamo deciso di giocare la missione di recupero, che è una delle missioni più semplici, è letteralmente la missione numero uno, perché normalmente bisognerebbe scegliere a caso, ma per il vostro interesse giocheremo questa. Però spieghiamo come si selezionerebbe la missione, prego, proprio letteralmente, fallo senza neanche spiegarlo. Così. Esatto. È uscito il 2, in questo caso avremmo giocato Nessuna Pietà, la missione numero 2. Esatto, non sono numerate ma sono in ordine, quindi basta fare 1, 2 e le fasi dopo sono 3, 4, 5, 6. Scegli a caso normalmente, o si accorda prima, è concesso anche quello, e noi abbiamo deciso di giocare la guerra perenne, missione di recupero. Allora, ci sono su ogni missione le istruzioni per giocare, quindi non bisogna ricordarsi circa niente. Noi, anche noi, tuttora leggiamo ogni volta come si fa. Leggeremo con voi. Ho giocato c'è un'armata, fatto, che nel campo di battaglia, alle vostre spalle e al nostro fronte, è creato, e bisogna collocare i segnalini obiettivo. Per questa missione i segnalini obiettivo, che sono questi bellissimi segnalini di colore verde evidenziatore o giallo, perché è daltonico come me, vengono collocati iniziando dal giocatore che ottiene il numero più alto da un lancio di dadi. Esattamente. Per gli obiettivi si può usare qualsiasi cosa. Noi in serie di questi, che sono una vecchia scatola di Warhammer, e li usiamo. Ora, io e Yuri lanceremo i nostri dadi. Io ho fatto un bel 3 e tu e un bel 6. Ovviamente ho fatto un bel 6. Esatto. Di conseguenza inizierò poi io a schierare il primo obiettivo. Yuri schiererà il secondo e continueremo così. Esattamente. Ve lo farei vedere, ma continuiamo a leggere, perché qui c'è scritto: il giocatore che ha collocato il quarto segnale obiettivo, in questo caso sarei io perché ho iniziato per secondo, determina quale mappa dello schieramento standard usare per questa battaglia. Anche qui noi l'abbiamo scelta mettendoci d'accordo e si può benissimo fare così, ma nel regolamento c'è scritto determinare e si determina anch'essa con un lancio di dado. Uno. In questo caso è uscito l'1. Sì, sarebbe una mappa abbastanza improponibile. Anche qui tutti gli schieramenti sono contenuti nel regolamento base. Noi faremo invece il numero 2, che è Alba della Guerra. Alba della Guerra. Ovviamente uno schieramento che si presta a gran parte dei tavoli da gioco, in quanto il tavolo comunque varia
dovrebbe variare di partita in partita a livello di scenici, ma in realtà dovrebbe avere uno schema più o meno prefissato, come Yuri mi dice. Sì, diciamo, ci sono degli standard, come ad esempio abbastanza scenici per bloccare le riviste, se no gli eserciti che sparano molto sono avvantaggiati, abbastanza da non far andare avanti quelli di corpo a corpo. Giocando si impara, diciamo. In ogni caso, Alba della Guerra si tratta di schierare i due eserciti nei lati lunghi del campo, essendo un campo rettangolare. Esatto, si tira una linea al centro del campo e si calcolano 12 pollici da essa. Dietro quei 12 pollici puoi schierarti su tutta la linea. E i giocatori faranno turno per schierare le proprie unità, uno alla volta, a cominciare dal giocatore che non ha scelto la zona di schieramento. Quindi in questo caso avrebbe scelto Yuri. Esatto. Quindi inizierebbe a schierare Andrea. E direi che possiamo già far vedere ai nostri telespettatori come si fa. Adesso ve lo spieghiamo e poi ve lo faremo vedere. Prima collocheremo gli obiettivi, e gli obiettivi vanno collocati a più di 12 pollici uno dall'altro e a più di 6 pollici da ogni bordo del tavolo, mentre invece le unità, perché questo gioco si schiera per unità intere, si schiera in modo alternato, ovvero lui schiera la prima unità, io schiera la seconda unità, poi lui la sua seconda, io la mia seconda, terza, e così al termine delle nostre unità. Attenzione, se io dovessi finire di schierare le mie unità prima di Yuri, di conseguenza Yuri schiererà tutte le sue restanti unità in contemporaneamente. E proseguendo a leggere, il giocatore, per diciamo determinare chi avrà il primo turno, il giocatore che ha finito di schierare per primo avrà un più uno al tiro di dado. Adesso però vi facciamo vedere, diciamo in modo abbastanza veloce, lo schieramento effettivo e poi facciamo vedere il risultato. A dopo. Ok, questo è il campo di gioco una volta schierati. Vogliamo farvi vedere gli obiettivi che sono stati messi. Un obiettivo è stato messo sotto quella rovina, uno qua, uno lì un po' più in mezzo al campo e uno, se lo potete vedere, vicino lì. Una cosa che non abbiamo specificato è che chi determina il campo da gioco determina anche il lato, almeno per questa missione, il lato su cui starà. Infatti io sono andato a scegliere quel lato lì, che vedete, sono schierati la stirpe dei mille. Andrea invece si è schierato dalla parte opposta. Adesso Andrea ci spiegherà il processo dello schieramento. Beh, come abbiamo detto prima, si schiera una unità per giocatore, di conseguenza ho iniziato a schierare io. Molto importante schierare le proprie unità entro 12 pollici dal bordo, come i metri misurano. Dopodiché, schierando un'unità per turno, abbiamo diverse opzioni di schieramento. L'opzione classica è ovviamente schierare le truppe sul campo da gioco, come ad esempio questa unità di intercessor che è stata schierata all'interno di questa rovina. Ovviamente con truppe intende qualsiasi tipo di unità, in quanto ad esempio anche i miei Zangor si schierano allo stesso modo, così come gli eroi, eccetera eccetera. Esattamente. Un secondo metodo di schieramento è quello di schierare un'unità imbarcata all'interno di un trasporto. In questo caso abbiamo posizionato questo sergente con maglio all'interno
e la sua squadra all'interno di questo Rhino, e questo ci ricorda la squadra che è posizionata. Esatto, non è necessario fare il gesto, sì, di tenere sopra il Rhino, ma è comodo per ricordarsi e per non fare confusione nel momento in cui abbiamo più trasporti schierati sul campo di gioco e non vogliamo appunto fare confusione su ciò che è imbarcato in essi. Il terzo modo per poter schierare è appunto dichiarare un'unità in AIP, ovvero in attacco in profondità, ovvero dichiarando questo tipo di schieramento, come io ho fatto con i miei Inceptor, si può schierare appunto un'unità che permette questo tipo di schieramento in alta quota, su una nave, in una camera teleportarium, come quegli Scarab Occult che si nascondono dietro le carte dati. Esatto, anche i miei, diciamo, Scarab Occult sono stati schierati con lo stesso metodo. E questo metodo, per le unità che ce lo permette, che ce lo permettono, è un metodo magari utile per finire di schierare prima le nostre unità e quindi di conseguenza avere il cosiddetto primo turno di gioco. Beh, in realtà conta comunque uno, diciamo, cioè ogni unità va dichiarata singolarmente, quindi non è che le schieri più velocemente, semplicemente però devi dichiararle, nel senso di io dico, i miei Terminator sono in attacco in profondità, in riserva anzi, e molto semplicemente li puoi anche tenere nella scatola o nella... In realtà volevo dire che può essere utile nel momento in cui noi li schieriamo a partita in corso in determinate situazioni dove possono venirci utili. Esatto, vi farei vedere poi come arrivano e diciamo sono un jolly quasi. Esattamente. Dunque, una volta schierato il campo, schierate le miniature, posizionate gli obiettivi, rimane soltanto da determinare chi inizia per primo. Le regole dicono chi ha finito per primo di schierare ha un più uno, per il resto si determina anch'esso con un tiro di dado a 6. Io, nonostante abbia iniziato a schierare per secondo, ho finito prima in quanto possedevo meno unità. Per cui adesso tireremo e vedremo chi inizia. Io faccio un bel 3 più 1, 4. E Andrea fa un bel 2. Io posso decidere chi inizia, ma Andrea, ancora prima di questo, può provare a rubare l'iniziativa. Per rubare l'iniziativa, dopo aver determinato chi inizia per primo, basta fare un 6 con un altro dado, che però non fa a questo giro. E tuttavia io gli concederò, perché sono generoso, ma più che altro per farvi spiegare tutto bene, concederò ad Andrea il primo turno. Ci vediamo, diciamo, con il prossimo video in cui la partita avrà finalmente inizio. Da Yuri ed Andrea è tutto, ciao ciao.